Buongiorno a tutti, come avete visto l'orario è prestissimo, sono le 7 di mattina, io ho già preparato la mia attrezzatura, devo solo fare colazione e partire sul posto. Questa mattina andrò a fare un time-lapse, lunga esposizione in un torrente in cui c'è l'acqua che sbatte contro questi massi ed è proprio la location migliore per fare l'effetto seta dell'acqua. Poi alla fine vedremo il risultato. Innanzitutto vado a fare colazione e poi ci vediamo dopo. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti, siamo arrivati praticamente al posto. Qua ci sono delle belle cascate. Ora vediamo di trovare il posto giusto per fare delle foto, anzi time-lapse, lunga esposizione. Eccolo, abbiamo trovato il posto, eccolo lì, direi magnifico per fare uno time-lapse alla lunga esposizione con lo slide. Oltretutto l'acqua lì dà più l'effetto, diciamo l'effetto seta, va a sbattere contro i massi. Ok, ora troviamo il posto in cui scendere. Pian pianino senza farsi male, sempre in sicurezza. Eccoci qua in questo posto meraviglioso. Come vedete abbiamo queste bellissime, chiamiamole cascate, tutte le cascatine. Fa un po' di freddo, però io adoro il freddo, quindi diciamo sto molto bene. Abbiamo anche un po' di foliage, come vedete. Ecco qua. Bene, mettiamoci al lavoro, imposto tutta l'attrezzatura, poi vi faccio vedere come faccio a fare le lunghe esposizioni. Time-lapse. Sempre che le foglie non mi vadano a tappare l'obiettivo perché continuano a cadere foglie. A dopo. Ok, eccomi qua. Dunque, per questo time-lapse, lunga esposizione, ho usato lo slide della Sirp, sorretto da treppiede Manfrotto 190 Go. Qui abbiamo la testa Genie Sirp versione 1, che è la prima testa motorizzata che è stata fabbricata dalla Sirp, stand alone, perché abbiamo tutti i comandi direttamente dallo schermo e dalla testa motorizzata, senza nessun tipo di trasmissione wifi o quant'altro con applicazioni varie. Sto usando una Canon 6D Mark II. Per fare le lunghe esposizioni sto usando un filtro della Nesi, un 6D, ok, con il portafiltro la serie V5 Pro, e ci ho messo anche il polarizzatore per far risaltare il verde del muschio sulle pietre. Ok, adesso sta avanzando un po' alla volta e niente, insomma, ecco, speriamo insomma di fare un bel scatto, un bel time lapse. Come vedete l'ambientazione è molto molto bella, molto suggestiva. E niente, ci vediamo dopo per vedere le riprese. Bene, ora vediamo il risultato finale del mio time-lapse che ho fatto al torrente. Ho già fatto la post-produzione, tutto quello che serviva con LR Time-lapse, Lightroom e Adobe Premiere. Niente, ragazzi, spero che vi piaccia e buona visione. Alla prossima, ciao!